Ok, allora sono 18:03. Se vogliamo, io comincerei a dire due fesserie e cominciamo questo secondo seminario. Ringrazio i partecipanti. Questo è il secondo appuntamento di questo ciclo di seminari che ambisce a avvicinare il più possibile gli allievi ordinari di ingegneria alle attività di ricerca dei docenti negli istituti. Sì, ti ho perso, eh. Mi senti? Sì, forse devi forse stoppare la videocamera perché hai una banda in upload veramente bassa. Chissà come mai. Adesso va meglio? Un po' meglio, sì. Ok, dicevo, l'altra settimana abbiamo avuto Ernesto Ciaramella dell'Istituto TESCIP, ci ha parlato delle reti con la luce. Oggi dall'Istituto di Biorobotica abbiamo Nicola Vitiello, che è un professore associato. Lui ci parlerà di Wearable Robotics for Sustainable Aging, Exoskeletons from Lab to Market. E spero che in questo suo seminario ci possa raccontare un po' la sua esperienza per quel che riguarda sia lo sviluppo tecnologico che se ce la fa, se c'è tempo, un pochino anche quello che è stato una storia di successo per la scuola, ossia la fondazione di una spin-off che si chiama Iuvo, di cui Nicola è fondatore e che insomma ha avuto un discreto successo. Poi magari lo dirai meglio te. Nicola è autore di un'ottantina di articoli scientifici su riviste e coinventore di più di 20 brevetti. È stato coordinatore di diversi progetti europei. In questo momento è coordinatore del progetto CyberLegs++ che si occupa di protesi ed esoscheletri per l'arto inferiore, ma la sua ricerca è finanziata anche da INAIL e da numerose altre agenzie. E sono molto contento di presentarlo e, come al solito, sono molto sintetico. Nicola, per favore, raccontaci meglio te quello che tu fai a Pontedera. Grazie. Grazie mille Cristian, è un piacere poter condividere con gli allievi e con tutti coloro che ci seguono in streaming le attività che facciamo a Pontedera nel laboratorio di robotica indossabile. Nella presentazione di oggi il mio obiettivo è dare un'idea, anche un po' a volo d'uccello, sulle attività che in questo momento vengono svolte. Chiaramente, l'obiettivo ultimo non è quello di approfondire aspetti tecnici sui singoli dispositivi o sulle singole attività di ricerca, piuttosto dare un overview, quindi un'impressione di quanto questo ambito di ricerca sia interessante e quante sfide siano ancora attive, ma nonostante queste sfide siano strenue, siano comunque fattibili e quindi si possa arrivare effettivamente a cambiare la qualità della vita delle persone portando i dispositivi poi nella vita reale. Prima di partire è importante che io faccia uno statement. Come diceva Christian, il nostro direttore, io sono cofondatore, membro del consiglio di amministrazione ed advisor di Iuvo, che è una spin-off della Scuola Sant'Anna, e quindi in virtù di questo mio ruolo ho degli interessi commerciali in alcune delle piattaforme che vi presenterò. La presentazione è strutturata in sostanzialmente tre blocchi. C'è una prima parte di introduzione a che cos'è la wearable robotics, quindi la robotica indossabile. Una parte riguarderà le attività di ricerca che conduciamo presso la Scuola Sant'Anna nel laboratorio di robotica indossabile, insieme alla mia collega, la professoressa Simona Crea, che insieme a me guida il laboratorio di robotica indossabile, e poi le attività, parti delle attività della spin-off Iuvo. Quando si parla di robotica, io sono abbastanza certo che tutti coloro che stanno seguendo hanno
più o meno chiara l'impressione, l'idea che un robot sia grosso modo un robot umanoide. O comunque nell'immaginario collettivo siamo tutti, appena sentiamo la parola robot, ci viene in mente un robot umanoide o un braccio robotico. Quando però si parla di wearable robotics, in realtà non abbiamo subito immediatamente chiaro di che cosa stiamo parlando. Un modo interessante per farsi un'idea è andare su Google Immagini e scrivere wearable robotics. E quello che appare è fondamentalmente un ecosistema diverso di dispositivi. Alcuni sembrano chiaramente dei dispositivi per applicazioni medicali, come un esoscheletro per persone che hanno lesioni spinali, altri invece hanno un obiettivo o comunque sembrano essere dispositivi che aiutano operatori, altri ancora invece hanno delle applicazioni marcatamente militari. Tutti però questi esoscheletri hanno un po' a comune l'idea che sembrano in qualche modo delle armature. Io, che sono ormai un under 40, ricordo bene i Cavalieri dello Zodiaco, voi forse siete un po' giovani, però erano questi personaggi con queste armature che davano una sorta di superpotere. Queste sono armature, ma non danno nessun superpotere. Come vedremo, in realtà aiutano le persone nel fare certi movimenti. Tant'è vero che, e questa è una cosa con la quale diciamo, quotidianamente combattiamo, quando si parla di esoscheletri molti associano gli esoscheletri alla science fiction. Film come Edge of Tomorrow oppure Elysium hanno al centro dei personaggi che in virtù degli esoscheletri diventano dei supereroi. Ecco, a me piace rimarcare il fatto che la science fiction è fiction, mentre gli esoscheletri in realtà, e chi sviluppa esoscheletri sviluppa dispositivi che sono reali. E la science fiction, benché sia interessante, a volte crea dei pregiudizi verso queste tecnologie contro i quali poi noi dobbiamo fare i conti. Un aspetto importante è capire perché si fa ricerca nel settore della robotica indossabile. Esistono vari driver. Come dicevo, c'è il driver sicuramente militare, che però non è quello che muove la nostra ricerca, e c'è un altro driver, o tra i vari altri driver, sicuramente quello più interessante è quello dell'invecchiamento della popolazione. In un'epoca in cui si parla di recovery fund, ecco, una domanda alla quale bisognerebbe dare una risposta è: la nostra società è sostenibile? Una società che invecchia e con una fetta della popolazione che richiede un enorme supporto è una società sostenibile? Chiaramente, per darvi un'idea di che cosa significa una società che invecchia, voi immaginate che nel 2060 nell'Europa a 27 stati ci si aspetta che la percentuale, il rapporto tra cittadini in età produttiva e cittadini in età non produttiva è del 52%. Quindi questo chiaramente amplificherà i problemi di sostenibilità che già stiamo vivendo. La domanda è: possiamo noi con delle tecnologie rendere gli anziani più indipendenti e in grado di vivere, ad esempio, la loro esistenza in modo più produttivo, più interessante? La robotica indossabile, siccome va a, come dire, ad affrontare problematiche che hanno una maggiore incidenza con l'invecchiamento della popolazione, può essere un'ulteriore risposta o un'arma in più, potremmo dire, per rendere il welfare della nostra società più sostenibile. Quali sono però nel concreto gli ambiti applicativi della robotica indossabile? Sicuramente l'ambito riabilitativo, sia da un punto di vista neurologico che ortopedico, l'ambito cosiddetto assistivo, ovvero laddove gli esoscheletri possono essere utilizzati da persone che hanno delle disabilità croniche. Ci sono crescenti applicazioni nel settore dello sport, nel settore militare e nel settore industriale, dove l'esoscheletro può aiutare una persona a fare dei compiti gravosi facendo meno fatica e nel contempo prevenire l'insorgenza di malattie muscoloscheletriche. E poi c'è tutto il dominio della prostetica, della protesica, chiedo scusa, dove anche le protesi possono essere considerate dei robot indossabili che fanno o un rimpiazzo anatomico o un rimpiazzo funzionale.
Cos'è un wearable robot? Beh, un wearable robot è innanzitutto un robot, quindi come tutti i robot è un sistema meccatronico che ha però la caratteristica di funzionare a stretto contatto col corpo umano. Voi potete immaginare, come dicevo prima, delle armature, ma in realtà sono dei dispositivi robotici che si accoppiano alle articolazioni del nostro corpo e interagiscono con l'uomo sia scambiando informazioni sia scambiando potenza meccanica. Quando si parla di scambio di informazioni si parla di quella che viene definita la cognitive human robot interface, e quando si parla di scambio di potenza meccanica si fa riferimento a quella che è l'interfaccia fisica uomo-robot. Cerchiamo di approfondire un po' queste sfide, no? Chiaramente scambiare informazioni con un robot e scambiare potenza meccanica, capite bene che è sfidante. Da un punto di vista dell'interfaccia fisica uomo-robot, la sfida è fare un dispositivo che possa essere leggero, sicuro, in grado di assecondare i movimenti residui e confortevole. Però, allo stesso tempo, questo dispositivo leggero deve essere anche robusto, deve essere sicuro ma in grado di erogare una potenza meccanica adeguata. Pensate, ad esempio, a un esoscheletro che deve aiutare un paraplegico in compiti quali il cammino. Deve essere sì trasparente, quindi in grado di assecondare i movimenti, ma deve essere anche robusto, deve esserci comfort, ma deve esserci anche un accoppiamento che in qualche modo deve essere serrato, quindi un buon fit, potremmo dire, sulla persona. Sviluppare un robot che soddisfa questi criteri non è facile. E non è facile perché occorre inventarsi delle catene cinematiche che tengano conto del fatto che i nostri giunti anatomici non sono dei giunti, potremmo dire, robotici. Il nostro gomito non è un semplice giunto rotazionale. E l'altra sfida è quella di distribuire chiaramente la massa del dispositivo sulla persona in modo che la persona non alteri, non si trovi le caratteristiche biomeccaniche alterate. Se io immaginassi di fare un esoscheletro che pesa 10 kg attaccato alla caviglia, il bilanciamento delle masse nel corpo, diciamo, del nostro corpo più esoscheletro sarebbero chiaramente alterati. E poi ci sono gli aspetti di tailoring. La parola wearable ci fa pensare immediatamente a ciò che indossiamo tutti i giorni. Voi immaginate quanto a volte è complesso avere un abito che sia facilmente e ben indossato. Chiaramente anche un esoscheletro deve essere opportunamente customizzato, no? Quindi individualizzato. Poi sulla parte invece delle interfacce cognitive, il problema è capire le intenzioni motorie della persona. Se io ho un esoscheletro che deve aiutare a fare dei movimenti, voglio che l'esoscheletro capisca quando io voglio muovermi. Banalmente, quando voglio iniziare e terminare il movimento, quando voglio fare il movimento più veloce o più lento. Questo chiaramente va in un ambito di ricerca che viene chiamato detectare le intenzioni dell'utente, quindi capire le intenzioni dell'utente. Ma allo stesso tempo anche rendersi conto di quali movimenti, questo ad esempio è il caso della riabilitazione, sono in realtà dei movimenti non volontari, come è il caso ad esempio delle reazioni spastiche. Una persona che ha delle lesioni neurologiche può manifestare spasticità, e movimenti spastici in realtà sono dei movimenti che noi vogliamo filtrare in qualche modo, quindi vogliamo che quei movimenti non risultino ad esempio in un movimento da parte del dispositivo, o magari il dispositivo semplicemente deve essere in grado di assorbirli senza creare discomfort o dolore nell'utente. Sviluppare un esoscheletro che in qualche modo abbia una buona cognitive human robot interface, una buona physical human robot interface, non è affatto una sfida facile. Vediamo un po' quali sono le attività di ricerca che vengono condotte nel laboratorio di robotica indossabile. Allora, il laboratorio nasce nel 2008, grosso modo durante il mio dottorato, e da allora sono passati ormai, ahimè, 12 anni e abbiamo sviluppato tantissimi prototipi. Quelli che vedete in questa slide sono soltanto una parte. E ci occupiamo di esoscheletri di ogni tipo, dagli esoscheletri per l'assistenza al cammino, esoscheletri per la movimentazione dell'arto superiore con applicazioni riabilitative ed assistive, esoscheletri di mano e sensori indossabili, sia intesi come, diciamo, sensori per il monitoraggio del movimento, ma anche sensori per detectare, come dicevo in precedenza,
di intenzione motoria. Ora, nelle prossime slide cercheremo un po' di andare attraverso alcuni casi d'uso, no? Quindi un po' una sorta di antologia di quelli che sono i dispositivi che sono stati sviluppati, cercando di contenere il livello, diciamo, di noia. Partiamo con l'arto superiore. Con l'arto superiore noi abbiamo due obiettivi. Da una parte sviluppare dispositivi che in qualche modo possano aiutare i clinici, in questo caso il fisiatra e i terapisti, nel compito di riabilitare, ad esempio, un arto paretico come conseguenza di una lesione neurale, quindi un ictus, ad esempio. Oppure esoscheletri che possono essere utilizzati da pazienti, come ad esempio persone che hanno delle lesioni spinali, a svolgere attività di vita quotidiana, come mangiare e bere, per intenderci. Il primo robot su cui concentriamo l'attenzione è anche il primo di quelli che abbiamo sviluppato, ed è quello su cui io ho avuto il piacere di svolgere gran parte del mio dottorato di ricerca, ed è il dispositivo NeuroExo Servo Module, che sebbene sia il più vecchio, tra virgolette, dei prototipi del nostro team, è tuttora utilizzato ed è una sorgente ancora molto interessante di informazioni. Il NEM è un esoscheletro di gomito, che quindi agisce sulla flesso-estensione, ed è un dispositivo apparentemente semplice. A suo tempo, quando partimmo a sviluppare esoscheletri, partimmo dal gomito perché sembrava un'articolazione semplice. Poi in realtà la macchina è di per sé complessa. Per quale ragione? Innanzitutto perché bisogna preoccuparsi della indossabilità. Quindi per poter avere un accoppiamento ergonomico fu concepita una struttura a doppio guscio con una parte che potesse essere cambiata in base alle esigenze di ogni singolo individuo e una parte fissa fatta in carbonio. Poi ci siamo preoccupati di dover equipaggiare, di dover mettere l'esoscheletro su un supporto mobile per poter portare l'esoscheletro al letto del paziente. Poi ci siamo dovuti preoccupare del fatto che l'anatomia del gomito in realtà è molto più complessa che non un semplice giunto rotazionale, perché l'asse di rotazione del gomito fluttua mentre si fa un movimento di flesso-estensione e poi non è nota esattamente la collocazione di quest'asse. Quindi abbiamo dovuto sviluppare un meccanismo, che è quello che vedete qui, e che è un meccanismo a gradi di libertà passivi che permette all'esoscheletro di accoppiarsi correttamente all'articolazione. E poi ci siamo dovuti preoccupare degli aspetti di controllabilità e safety. Che cosa si intende? Una macchina che agisce su un'articolazione già compromessa dal fatto che parliamo di un paziente che ha subito un ictus e che magari ha una sostanziale immobilità dell'arto. Se noi commettiamo l'errore e applichiamo delle coppie, quindi applichiamo potenza meccanica in modo non controllato, possiamo danneggiare o possiamo creare del dolore al paziente. Quindi questi aspetti sono stati tutti aspetti che sono stati presi in considerazione in fase di progettazione e, come risultato abbiamo ottenuto una macchina che, anche se apparentemente per un'articolazione semplice, a tutti gli effetti una macchina meccatronica complessa. E poi ci siamo anche inventati un elemento elastico innovativo che ci ha permesso di realizzare quella che viene chiamata Sidis Elastic Actuation, ovvero un attuatore che non è più semplicemente un moto riduttore direttamente sul giunto della persona, ma un dispositivo che in virtù di questa elasticità può essere utilizzata sia per fare controllo di posizione che controllo di coppia. Questo è qualcosa che in riabilitazione è molto importante perché permette di fare esercizi sia nella modalità robot in charge, ovvero il robot a muovere l'articolazione della persona, oppure patient in charge. Il paziente si muove e fa parte del movimento, la restante parte del movimento, laddove il paziente non riesce, la fa il robot. Con questo dispositivo ci siamo e ci stiamo tuttora occupando in modo particolare dell'assessment della spasticità. Ora io non voglio dilungarmi, la spasticità è un fenomeno che viene descritto sia da un punto di vista patofisiologico che da un punto di vista clinico. Molti clinici parlano di spasticità al plurale perché in realtà si manifesta in varie forme. C'è un articolo molto interessante per chi vuole approfondire sul European Journal of Neurology, dove viene riportato un consenso
europeo, quindi comunque internazionale sul tema. Il punto è che, diciamo, negli studi che stiamo facendo, un aspetto interessante è capire se un esoscheletro può essere utile a trattare la spasticità o comunque trattare l'articolazione per prevenire l'insorgenza della spasticità e in ogni caso poterla quantificare in termini numerici. Questo per quale motivo? Perché nella pratica clinica in genere la misura e l'assessment della spasticità viene fatta attraverso delle scale cliniche e attraverso la capacità del singolo terapista di misurarla sulla base della sua esperienza. Chiaramente tutto ciò che viene misurato sulla base di un'esperienza è soggetto ad errori anche grossolani in alcuni casi, indipendentemente dall'esperienza e dalla capacità dei terapisti. Mentre una valutazione fatta attraverso un dispositivo robotico può dare maggiore oggettivazione alla valutazione della funzione. Chiedo scusa, ma credo che ci sia il mio nipotino che ha 4 anni e che ha fatto un'invasione nella stanza. Mi dispiace tantissimo per questo, ma i bimbi non sono in qualche modo gestibili come i robot. Mi scuso veramente. Con il dispositivo NEM abbiamo fatto negli scorsi anni un primo studio clinico. In genere quando si vuole portare un dispositivo sul mercato o comunque quando si vuole verificare se un dispositivo può essere utile a un certo tipo di a risolvere un certo tipo di problematica clinica, bisogna fare un primo studio che è volto a verificare la sicurezza e l'efficacia. In questo primo studio noi abbiamo trattato 17 pazienti post-ictus che per 10 giorni ricevevano un trattamento di mobilizzazione passiva del gomito affetto da spasticità e ogni sessione durava circa 45 minuti. Apro una piccola parentesi. Immaginate che un terapista difficilmente riesce a lavorare su una singola articolazione per 45 minuti. Soprattutto laddove c'è un'articolazione affetta da spasticità, questo è faticoso. Quindi l'idea che i robot possano essere uno strumento in più nelle mani dei terapisti e dei clinici nasce anche da considerazioni di carattere ergonomico e di carattere di intensità del trattamento. Questo studio per noi è stato interessante perché ci ha permesso di tirar fuori delle metriche che possono essere indicative del livello di spasticità. Ad esempio, la massima coppia estensoria, quindi questo che vedete è un diagramma tipico coppia angolo, questa è la coppia che viene misurata dal sistema di attuazione del robot e questo è l'angolo di flesso estensione. Quindi è possibile, ad esempio, capire qual è il massimo sforzo che ha fatto il robot, quantificandolo al millinewton-metro, per intenderci, capire dov'è l'angolo in cui la coppia cambia di segno, oppure misurare addirittura l'energia netta che il robot ha speso per mobilizzare un'articolazione affetta da spasticità. Quello che stiamo facendo adesso, che fa chiaramente a partire da quanto abbiamo appreso negli studi che vi ho appena detto, è quello di andare un po' oltre, ovvero stiamo portando avanti, sia da un punto di vista di sviluppo tecnologico, da un punto di vista di trial clinici, come vedremo a breve, tutto un programma per capire se il dispositivo che abbiamo sviluppato può essere utile per stimare la spasticità in 3 differenti condizioni, sia in condizioni passive, ovvero la macchina muove l'articolazione a velocità molto lente o a velocità significative, quindi in condizioni quasi statiche o dinamiche, ma anche in condizioni attive, ovvero il paziente muove l'articolazione e il robot cerca di fare una valutazione del livello di spasticità tenendo all'interno del loop anche informazioni estratte dall'elettromiografia di superficie. Per dare un'idea un po' più sostanziata, immaginate che una volta indossato il robot e registrato il range di movimento dell'articolazione sia possibile mobilizzare l'articolazione su delle traiettorie predefinite e nel frattempo misurare tutta una serie di parametri. Questo è quello che noi ad esempio definiamo assessment in condizioni quasi statiche. Oppure, e qui si complica un pochettino, possiamo chiedere alla persona di fare dei movimenti su
delle traiettorie predefinite, quindi in questo caso quello che vedete in questo diagramma è in verde è la traiettoria fatta dal soggetto e in tratteggiato la traiettoria di riferimento. E contemporaneamente possiamo registrare attività elettromiografiche. Possiamo ad esempio renderci conto quando si verifica l'onset di un'eventuale attività riconducibile a spasticità, oppure possiamo ad esempio misurare il tempo di co-contrazione, quindi quanto tempo sia i muscoli, diciamo i muscoli antagonisti, sono entrambi coattivati. Questi indicatori sono tutti indicatori relativamente importanti per poter arrivare a una quantificazione del livello di spasticità. Che cosa sta accadendo adesso? E parlo di qualcosa che è tuttora in divenire. Uno studio clinico randomizzato per poter valutare l'efficacia di questo tipo di dispositivi nel trattamento e nella valutazione funzionale della spasticità. Abbiamo un protocollo in questo momento praticamente in divenire presso l'ospedale Versilia, insieme al gruppo del dottor Federico Posteraro, e i metodi di questo protocollo sono già stati pubblicati in un articolo su Frontiers in Neurology quest'anno. I risultati non sono ancora disponibili perché chiaramente il protocollo è in divenire e purtroppo abbiamo dovuto anche bloccarlo causa Covid, perché essendo la sperimentazione clinica in questi casi differibile, si dà precedenza chiaramente alle restrizioni dovute alla pandemia. Oltre al NEM, quindi oltre all'esoscheletro di gomito, come dicevo prima, noi ci siamo sempre in merito allo sviluppo di tecnologie per l'arto superiore, ci stiamo concentrando anche su dispositivi che hanno una valenza assistiva. E questo lo stiamo facendo, e lo abbiamo in parte fatto, nell'ambito di progetti, in modo particolare il progetto europeo AIDE, che si è concluso da circa 2 anni, che aveva l'obiettivo di sviluppare un dispositivo per l'assistenza di persone affette da gravi disabilità, tetraplegici essenzialmente, quindi con difficoltà motorie importanti, sia di arti inferiori che di arti superiori, e nel progetto RONDA, un progetto che invece aveva la finalità di sviluppare una palestra per la riabilitazione con una ricca quantità di robot. I progetti, diciamo così, avevano finalità complementari. Le tecnologie molte volte sono comuni. Il robot che vedete in questa slide è stato utilizzato in entrambi i progetti ed è il dispositivo NESM, che è un esoscheletro di spalla gomito che nasce con la stessa filosofia di progettazione dell'esoscheletro di gomito, ma estende anche alla spalla la possibilità di imprimere coppie finalizzate sia alla riabilitazione che all'assistenza. In modo particolare, questo dispositivo è in grado di assistere l'abduzione, la flesso-estensione e la intra-extra-rotazione di spalla, oltre che alla flesso-estensione di gomito. Il dispositivo, come nel caso dell'esoscheletro di gomito, ha anche in questo caso una trasmissione, quindi un sistema di attuazione basato su elementi elastici, quindi una series elastic actuation, e ha un meccanismo abbastanza interessante, tanto è vero che è, diciamo, patent pending, che permette la trasmissione del movimento per favorire la intra-extra rotazione di spalla. Inoltre, questo dispositivo ha anche una serie di gradi di libertà passivi, come avevamo fatto nel caso dell'esoscheletro di gomito, per compensare il fatto che l'articolazione di spalla ha dei movimenti traslatori sia sul piano frontale che sul piano orizzontale, in modo e maniera che io voglio dare assistenza senza però compromettere il comportamento fisiologico dell'articolazione. Su questa linea, negli anni abbiamo anche sviluppato un robot che, analogamente al NESM visto in precedenza, che noi abbiamo chiamato versione alfa, nella versione beta potesse essere facilmente integrabile su una carrozzina, in modo da poter creare lo scenario utile a un paziente con tetraplegia o comunque con delle disabilità importanti all'arto superiore e ricevere o un trattamento riabilitativo o eventualmente anche un'assistenza cronica. In questo caso
la sfida che ci siamo posti è stata quella di fare un dispositivo unico che potesse essere facilmente ribaltabile e utilizzabile sia per l'arto destro che per l'arto sinistro. Questo perché? Perché il precedente dispositivo, il NESMO, quindi che abbiamo visto nelle precedenti slide, era un dispositivo solo per l'arto destro. Fare un dispositivo versatile per entrambi gli arti non è banale, perché richiede degli accorgimenti cinematici che non sono di facile progettazione e non sono nemmeno di facile realizzazione. Questo che vedete in questa slide è un esperimento che abbiamo fatto qualche anno fa, dove con il NESM Alpha, integrato anche con un modulo di mano sviluppato dai nostri colleghi dell'Università Miguel Hernández in Spagna, che cosa abbiamo fatto? Abbiamo combinato un'interfaccia, un eye tracking, difatti, con l'esoscheletro, e quindi l'obiettivo era riuscire a dare comandi motori all'esoscheletro utilizzando sostanzialmente lo sguardo. Questo era un primo tentativo che avevamo fatto di interfacciare un esoscheletro ad una interfaccia abbastanza semplice ma utilizzabile da una persona affetta da tetraplegia, e in laboratorio riuscimmo ad ottenere dei risultati interessanti. Risultati che poi sono stati confermati anche quando con lo stesso dispositivo abbiamo in realtà aggiunto un'interfaccia di tipo elettroencefalografica ed elettrooculografica. Quindi in un lavoro che abbiamo recentemente pubblicato su Scientific Report, sullo stesso tipo di setup, il paziente aveva la possibilità, utilizzando l'elettrooculografia, quindi segnali proporzionali al movimento, al movimento degli occhi, in modo particolare il movimento degli occhi sul piano orizzontale, e all'elettroencefalografia, in questo caso un segnale è, di desincronizzazione del ritmo alfa dell'elettroencefalografia proporzionale all'intenzione motoria, quindi al voler fare un gesto, quindi all'intenzione di voler fare un gesto. Combinando questi due semplici segnali, che si possono estrarre con pochi elettrodi, due per l'elettrooculografia e due per l'elettroencefalografia, praticamente è possibile dare comandi semplici come approcciare un bicchiere, chiudere la mano, bere e riportare il bicchiere sul tavolo. E in questo studio noi abbiamo valutato la efficacia, quindi la capacità e l'affidabilità dell'interfaccia di questo tipo su soggetti sani, ed è venuto fuori che ad esempio il tempo per riconoscere con successo il 75% dei sottotask era al di sotto dei 5 secondi, e il tempo di per iniziare l'esecuzione di ogni task era in genere sotto i 3 secondi. Questi tempi caratteristici erano a nostro avviso, e anche avviso, ad avviso dei terapisti e degli end user che avevamo coinvolto nella fase iniziale di progettazione, ragionevoli per poter utilizzare un'interfaccia di questo tipo nella vita di tutti i giorni. Quello che abbiamo fatto successivamente, ma i cui risultati sono ancora in fase di analisi, è di testare questo tipo di interfaccia con pazienti veri, sia per controllare un esoscheletro che per controllare eventualmente un braccio robotico. Questo per poter avere anche un confronto tra quanto sia effettivamente utile avere un esoscheletro che muove il braccio di un paziente, oppure che il paziente in realtà comandi un braccio esterno. Purtroppo non ho con me dei risultati da condividere, sebbene quello che abbiamo estratto fino adesso sembra essere molto promettente. Posso dirvi però che abbiamo testato l'interfaccia EEG e EOG su 10 soggetti, alcuni dei quali affetti da stroke, altri invece spinal cord injury, con esito da encefalite, da cerebral palsy o purtroppo anche pazienti traumatici. Questo video, invece, che vi mostro adesso, è sempre sulla falsariga di quanto vi ho detto fino adesso, ovvero sviluppare dispositivi esoscheletrici che aiutano persone che hanno delle gravi disabilità. In questo studio, pubblicato su Science Robotics, insieme ai colleghi della Tübingen University, in modo particolare il mio amico Surio Sokedar,
Che cosa abbiamo fatto? Abbiamo sviluppato un setup dove c'era il nostro isoscheletro di mano con l'interfaccia EEG e OG di cui vi parlavo in precedenza, sviluppato dall'Università di Tübingen, e con questa semplice interfaccia questi pazienti potevano decidere di aprire e chiudere la mano. Ovviamente era l'esoscheletro a fare il movimento. E con questo semplice apparato, tra l'altro abbiamo sfruttato la carrozzina come docking station per tutta la parte di controllo del dispositivo, i pazienti hanno potuto riprendere una migliore funzionalità della mano. E utilizzando una scala di valutazione, che è la Toronto Scale, che ha un punteggio di 134 nel caso di persone con una capacità di preinzione normale, siamo riusciti praticamente a migliorare molto la condizione dei 6 pazienti. Quello che vedete come baseline è il test con la Toronto Scale senza l'esoscheletro, quello che vedete qui indicato come intervention in realtà è il gruppo, è lo stesso gruppo ma durante l'utilizzo dell'esoscheletro. E tra l'altro mi piace sottolineare che il video che vi sto mostrando non è un video fake, cioè nel senso che nel frattempo i pazienti utilizzano effettivamente l'interfaccia e la utilizzavano veramente anche fuori dal laboratorio ma all'interno dell'ospedale. E questo video per me è sempre molto bello da mostrare perché in realtà i pazienti erano veramente contenti di utilizzare un dispositivo di questo tipo. Quindi al di là della valutazione quantitativa, il feedback che abbiamo ricevuto in questo studio era molto positivo anche in termini di soddisfazione da parte dei pazienti. Veniamo all'arto inferiore. Quindi le attività che abbiamo visto fino adesso erano attività che riguardavano la riabilitazione o l'assistenza dell'arto superiore, ma come ho detto in precedenza, noi ci preoccupiamo e poniamo molta attenzione anche alla riabilitazione e all'assistenza motoria nell'arto inferiore. Qui un driver per noi molto importante sono le amputazioni di arto inferiore. Voi dovete immaginarvi che quando sentite parlare di persone diabetiche, molte persone affette da diabete purtroppo vanno incontro a una amputazione di arto inferiore, che va dall'amputazione parziale di piede fino purtroppo alle amputazioni transfemorali o in alcuni casi anche molto gravi alle emipelvectomie, quindi all'amputazione al di sopra dell'anca per intenderci. Ora, le amputazioni transfemorali sono quelle su cui abbiamo posto maggiore attenzione perché sono molto frequenti e sono molto invalidanti. Quando pensate a un paziente affetto da amputazione di arto inferiore, non dovete immaginarvi il super sportivo che con la protesi riesce a fare cose che noi con entrambe le gambe, perché magari non allenati, non riusciamo. Il paziente amputato tipico, quello diciamo purtroppo molto frequente, è una persona ultra 65enne con comorbidità e che ha enormi difficoltà a camminare con la protesi. Considerate che camminare con la protesi significa molto spesso, questi sono dei numeri che vengono da uno studio di Waters degli anni 70, camminare con la protesi significa camminare al 40% della velocità e consumare 2,5 volte l'energia che consumerebbe una persona sana. Voi non comprereste mai un'auto che va al 40% della velocità e consuma 2,5 volte la vostra utilitaria. E quindi un paziente che si trova in queste condizioni semplicemente non cammina con la protesi. Preferisce in molti casi utilizzare la carrozzina, pur essendo un amputato di arto inferiore e pur avendo una protesi. Qual è la conseguenza di questo tipo di ragionamento? È che oggi purtroppo le protesi di arto inferiore non vengono utilizzate con regolarità e l'80% dei pazienti, per dare un numero, ha condizioni tali per cui utilizzare la protesi è molto gravoso. Ora, in questa slide, in modo molto anche simpatico per certi aspetti, ho fatto un po' la storia, no, della protesi, da Erodoto, da Egesistrato, che nel 484 per scappare diciamo al nemico si taglia una gamba e quindi c'è il primo pilone, di questo ci parla Erodoto nei suoi scritti,
fino alle protesi che venivano utilizzate in epoca medievale, che erano fatte in cemento e ferro e che potevano essere utilizzate solo da cavalieri, perché bisognava andare a cavallo per poter avere una protesi del genere, alle moderne protesi del secondo dopoguerra, fatte come protesi tubulari, fino alle protesi robotizzate degli ultimi anni. La verità è che ad oggi purtroppo non esiste ancora una protesi che risolve tutti i problemi di efficienza energetica, di semplicità di utilizzo, di basso costo cognitivo, no? Quindi di sforzo mentale richiesto per poter essere utilizzato. E quindi c'è materia, c'è enorme materia, potremmo dire, per fare ricerca. E nel 2011, insieme a dei colleghi di altre università, abbiamo concepito il progetto CyberLegs, che mirava proprio a sviluppare esoscheletri e protesi robotizzati per aiutare gli amputati nei compiti più semplici di locomozione: camminare, salire le scale, scendere le scale. Questo progetto, il progetto CyberLegs, è stato poi diciamo continuato in un progetto sempre europeo, con lo stesso partenariato ma arricchito da due aziende, che è il progetto CyberLegs++, che potete immaginarvi come una sorta di progetto ombrello all'interno del quale è stato sviluppato un toolbox di tecnologie che vanno appunto da protesi transfemorali, quelle ad esempio quella che vedete qui sviluppata dai colleghi dell'Università Libera di Bruxelles, dispositivi esoscheletrici per supportare l'anca o il ginocchio e dispositivi per dare un feedback aumentante all'amputato. Più tutta una serie di sistemi software per movimentare correttamente questi dispositivi. Ora, non è mia intenzione passarli tutti in rassegna, perché bisognerebbe passare insieme tutta la serata, compreso anche il tempo che verrà dedicato alla partita del Napoli. E quindi magari potrebbe essere occasione di approfondimento per chi di voi sarà interessato. Voglio porre soltanto l'attenzione sul dispositivo APO, l'Active Pelvis Orthosis, che è stato sviluppato interamente da Sant'Anna, ed è un dispositivo questo che nasce con l'idea di assistere l'anca, quindi di iniettare energia nello schema del passo, a livello della flesso-estensione dell'anca. E di questo dispositivo abbiamo fatto varie versioni, siamo arrivati alla versione Delta, grosso modo verso la fine del 2018, in realtà ce ne sono delle altre che però purtroppo non sono ancora divulgabili. E questo dispositivo è stato già testato in un primo studio clinico che è terminato lo scorso anno e i cui risultati sono in questo momento in fase di revisione in un articolo sottomesso alla rivista Journal of Neural Rehabilitation Engineering, ed è diciamo questo qui un protocollo dove noi abbiamo chiesto ai pazienti di fare vari compiti, tra cui ovviamente camminare, salire e scendere scale, alzarsi e sedersi dalla sedia. Abbiamo verificato se effettivamente dare assistenza alla flessoestensione dell'anca può consentire a questi pazienti di fare meno fatica, o comunque di verificare che un eventuale periodo di training insieme a un dispositivo del genere possa dare un miglioramento al loro schema del passo. I risultati anche in questo caso non posso anticiparveli perché sono tuttora in fase di revisione ed è buona norma nel mondo scientifico, prima di divulgare dei risultati, che questi siano stati opportunamente rivisti da peer reviewers di altre università, perché altrimenti si rischia di raccontare, diciamo, delle frottole. Siamo arrivati all'ultimo caso di studio delle attività sviluppate all'interno del laboratorio di robotica indossabile. Questo è un lavoro su cui andrò un po' più nel dettaglio, dove mi piace dire abbiamo provato a pensare un po' out of box. In genere lo facciamo spesso, in questo lavoro l'abbiamo fatto a maggior ragione. Ovvero ci siamo domandati se un dispositivo che dà assistenza alla flessoestensione dell'anca potesse essere utilizzabile non soltanto per fare riabilitazione, ma anche per applicazioni di wellness. Ovvero, posso io utilizzare un dispositivo come l'APO per far fare allenamento fisico alle persone? In questo studio, che è stato condotto ormai 4 anni fa circa, ci siamo praticamente concentrati sul fatto che le persone che invecchiano beneficiano, come dice anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità, di attività fisica.
in modo particolare di attività fisica di moderata intensità in regime aerobico. Banalmente, forse lo avrete sentito tantissime volte, camminare a passo svelto. La domanda che ci siamo posti è: un esoscheletro può essere d'aiuto in uno schema di questo tipo? Possiamo noi, come dire, permettere a una persona ipomobile, quindi a un anziano che si muove poco, di muoversi a passo svelto, di camminare a passo svelto, facendo meno fatica, ma in virtù del fatto che gli consentiamo, quindi lo abilitiamo in qualche modo a muoversi, come suggerito dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, magari lui recupera una condizione fisica migliore? Non stiamo parlando di pazienti, parliamo di anziani ipomobili, quindi persone che sono a tutti gli effetti considerati degli healthy individuals. Lo studio è stato progettato come uno studio con gruppo di controllo, quindi avevamo a suo tempo 10 pazienti, 10 soggetti nel gruppo di controllo e 10 soggetti nel gruppo sperimentale. Ai soggetti del gruppo di controllo venne chiesto di camminare semplicemente over ground al loro passo 3 volte a settimana per un'ora. Il gruppo invece con l'esoscheletro camminava con l'esoscheletro su treadmill facendo un cammino brisk, aiutato dall'esoscheletro, quindi una sorta di, come dire, di cammino a passo svelto abilitato dall'esoscheletro. Questo noi l'abbiamo potuto ottenere perché davamo una coppia assistiva flessoria nella fase centrale dello swing, quindi nella fase di volo. Quali erano gli outcome primari? Da una parte volevamo verificare cosa succedeva quando davamo l'assistenza e quindi se effettivamente una persona che camminava con l'esoscheletro faceva meno fatica di camminare senza esoscheletro. E poi confrontare la sua efficienza cardiovascolare prima e dopo le 4 settimane di allenamento. Quelli che vedete qui sono alcuni dei soggetti coinvolti, quindi l'esoscheletro in questo caso non faceva altro che iniettare energia nello schema di passo attraverso quella curva assistiva che vi ho mostrato prima, facilitando il brisk walking, quindi facilitando un cammino a passo svelto. Quali sono stati i risultati? I risultati sono che se andiamo a confrontare praticamente il cosiddetto l'efficienza cardiovascolare misurata attraverso un test che è il cosiddetto test incrementale al tempo T0 e T1, come vedrete tra un attimo, si ha effettivamente un miglioramento nel gruppo che ha usato l'esoscheletro, ma che poi questo miglioramento in realtà rimane tale anche dopo un mese. I grafici sono sicuramente più chiari del sottoscritto. Quello che vedete in questo diagramma è il consumo energetico, quindi in qualche modo un indice dell'efficienza cardiovascolare al tempo T0 nel gruppo APO, al tempo TF, quindi dopo le 4 settimane di trattamento, cioè una riduzione del 26% circa, e poi lo stesso test fatto dopo un mese senza che la persona facesse più allenamento. E questa variazione è rimasta stabile. Quindi vuol dire che noi avevamo effettivamente avuto un impatto sull'efficienza cardiovascolare di questi individui. Mentre nel gruppo di controllo le variazioni che ci sono state non sono state variazioni significative. Ora, in questo studio, se vi va di approfondire, vi invito a leggere la discussione perché vengono spiegati nel dettaglio tutti quelli che sono i limiti dello studio. Perché si trattasse di uno studio randomizzato, diciamo che non tutto era perfettamente congeniale. Si parla di tutti quelli che possono essere i cosiddetti fattori confounding, va bene, che potrebbero essere in parte responsabili di questa variabilità. Però noi siamo, come dire, sebbene cauti, ottimisti, perché questo studio per noi ha rappresentato in qualche modo una sorta di proof of concept sulla fattibilità, quindi, di utilizzare una macchina come l'APO per scopi diversi dalla riabilitazione o dall'assistenza motoria. Vado un po' veloce, veramente in pochissimi minuti voglio dare un flash
su quello che è il design di nuove protesi che stiamo sviluppando insieme ai colleghi di INAIL, in modo particolare nel contesto delle protesi robotizzate. Abbiamo sviluppato una nuova protesi transfemorale robotizzata che ha una caratteristica, quella di avere due giunti, quindi uno di caviglia e uno di ginocchio, ma ha un solo motore. All'interno un sistema di trasmissione permette di decidere quando dare potenza meccanica alla caviglia o quando darla al ginocchio. In questa slide potete vedere come è possibile, ad esempio, implementare controlli di posizione e controlli di coppia sia a livello della caviglia che a livello del ginocchio. Qui addirittura avevamo iniziato a livello sempre di test su banco a cominciare a implementare dei pattern di quelli che sono necessari per poter poi utilizzare la protesi per fare diciamo dei compiti di cammino, e anche delle immagini sui primi test di indossabilità. Questi sono dei risultati un po' vecchiotti, perché in realtà in questo momento abbiamo in divenire un protocollo di test con pazienti veri alla Fondazione Dognocchi, dove posso dire con entusiasmo che questa protesi è stata testata con il primo paziente transfemorale e ha dato risultati molto incoraggianti. Abbiamo anche sviluppato una protesi transtibiale che nasce con la filosofia di migliorare il comportamento dei piedi protesici in carbonio. Questi piedi hanno la caratteristica di immagazzinare energia in una fase del passo, in modo particolare nella fase iniziale di appoggio, e poi di restituirla nella fase cosiddetta di propulsione. Quello che noi ci siamo immaginati è di aggiungere un piccolo motore che aumenta la quantità di energia che è possibile immagazzinare all'interno del piede protesico. Per intenderci, per chi è familiare, ma chi non lo fosse può approfondire, sono diagrammi abbastanza semplici. Questo, ad esempio, è lo schema della cinematica di un giunto, di un piede protesico in carbonio. Quella in nero è senza il motore, in rosso è aggiungendo il motore, come abbiamo fatto nel nostro dispositivo. Quindi noi possiamo aumentare il livello di strain, quindi il livello di deformazione del piede in carbonio, dando più energia poi all'amputato nella fase successiva di propulsione. Questo qui è un video in slow motion che fa vedere, chiaramente questo qui non è un amputato, è un soggetto sano che fa i primi test. In questa fase il motore entra in gioco, inietta più energia che poi permetterà fondamentalmente di avere una maggiore propulsione. Veniamo a Juvo, negli ultimi 10 minuti prometto, vi racconto che cosa abbiamo fatto con la spin-off Juvo. Allora, innanzitutto, per quale motivo un professore universitario deve voler desiderare di creare una spin-off? Lo fa perché vuole che i risultati delle sue attività di ricerca possano arrivare in concreto nel mondo reale. Può decidere di affidarsi ad altre aziende, può decidere, come nel nostro caso, di creare una realtà aziendale che fa quello che viene chiamato trasferimento tecnologico. Nel 2015 nasce Juvo con l'obiettivo di sfruttare, quindi fare market exploitation, sia nel settore medicale, industriale, nel consumer market, l'IP che era stata sviluppata e che tuttora viene sviluppata alla Scuola Sant'Anna, e di portarla sul mercato con dei prodotti. Nel 2017 Juvo è stata oggetto di un investimento da parte di due aziende, Comau, che fa parte un'azienda del gruppo Fiat Chrysler, e Ossur, che è un'azienda leader nel settore protesico. Comau si occupa di robot industriali. Comau e Ossur insieme hanno deciso di rendere Juvo un'azienda che si occupa di sviluppo prodotto nel settore della wearable robotics. Il driver di Juvo è, diciamo, lo stesso driver del Wearable Robotics Lab, ovvero sviluppare tecnologie per una società che invecchia sia nel settore medicale che sia nel settore industriale. Questa slide la presento semplicemente perché so sicuramente che tra di voi ci sono persone che sognano di diventare degli start-upper o degli imprenditori. Vi invito a leggere quanto scritto da Dalia sui 18 tipici errori che si commettono e per cui può morire una start-up. Se poi vorrete
avrete intenzione di fare una startup che si occupa di robotica o di wearable robotics, dovete considerare anche altri 5 possibili errori, come ad esempio sottostimare i costi dei canali di vendita, sottostimare i costi per la ricerca e sviluppo, l'importanza di avere un'adeguata IP policy, il fatto che sviluppare le linee di produzione dei propri prodotti ha un costo e che i soldi finiscono molto prima di quanto finirebbero in un'azienda, in una startup che si occupa invece di software. Chi di voi poi vuole approfondire, io sono assolutamente disponibile a fare delle chiacchierate su questo tema all'infinito. Vado avanti dicendo che Yuvo ha la possibilità di fare ricerca e sviluppo con relativa tranquillità, perché può sfruttare il fatto che ha due grandi aziende, che sono Comau e Ossur, che fanno da backing. Questo è importante perché avere una partnership con grandi gruppi industriali consente a una startup che vuole fare trasferimento tecnologico di programmare meglio le attività e di non avere, tra virgolette, l'ansia, per così dire, di rispettare, poi le scadenze ci sono allo stesso, ci sono in egual misura, ma in un'azienda che non ha supporto da grandi corporate c'è l'enorme difficoltà di avere soluzioni continue a problemi di shortage, quindi di mancanza di liquidità. In questo momento Yuvo è un'azienda che impiega 17 ingegneri, impiega 2 persone nell'amministrazione, ha 5 advisor e ovviamente un CEO, un CTO e un CFO. Quali sono i progetti chiavi su cui sta lavorando Yuvo? Yuvo sta lavorando sullo sfruttamento commerciale dell'IP del dispositivo APO, con l'idea di portare sul mercato un prodotto principalmente per la riabilitazione post-ictus, e questo lo sta facendo insieme ad Ossur, quindi Yuvo sta sviluppando un prodotto insieme e per Ossur, per il mercato medicale, e possiamo dire ha sviluppato un prodotto per il settore industriale, quindi per gli operatori, con l'idea di far fare loro meno fatica. In questo caso la partnership è con Comau e il prodotto è un prodotto che è già arrivato sul mercato come prodotto Comau. Qual è il motivo per cui ora di questi due progetti voglio avere un po' di più l'attenzione sul dispositivo per l'assistenza agli arti superiori nel caso dei dispositivi per il mercato industriale? La necessità di avere dispositivi che aiutano gli operatori nel settore industriale nasce soprattutto dal desiderio di ridurre il rischio delle malattie muscoloscheletriche professionali, che guarda caso hanno una elevata incidenza proprio con l'invecchiamento della popolazione. Infatti, i dispositivi esoscheletrici, che sono sviluppati anche da altre aziende, da altri gruppi di ricerca, siano essi attivi o passivi, quindi con o senza motori, nascono proprio con l'obiettivo di ridurre la fatica fisica, ridurre il rischio di malattie muscoloscheletriche e ovviamente migliorare la qualità della vita. Se io faccio meno fatica al lavoro, quando torno a casa, verosimilmente sarò più fresco e potrò dedicarmi di più al mio tempo libero. Ci sono tantissimi esoscheletri e ne stanno nascendo sempre di più per supportare gli operatori, sia supporto agli arti superiori, oppure sistemi che diventano all'improvviso delle sedie, presenta chairless chair, o dispositivi per il supporto lombare, quindi aiutare nella movimentazione carica. Quando abbiamo sviluppato il dispositivo per Comau, volevamo ovviamente fare un dispositivo che avanzasse lo stato dell'arte in termini di compattezza, diciamo dare del supporto lombare. Ora non vado nei dettagli, ma chiaramente il compito principale che volevamo soddisfare era dare supporto alle braccia nei task cosiddetti di manipolazione sopra testa, o cosiddetti compiti di manipolazione a braccia alzate. Per darvi un'idea, se voi decideste di fare dei compiti a braccia alzate, dopo 6 o 7 minuti siete completamente KO e le vostre braccia vi faranno tanto male. Quindi immaginate che ci sono operatori che fanno attività con gran parte del tempo, per gran parte del loro tempo hanno le braccia alzate. Un dispositivo di questo tipo aiuta a fare meno fatica. Siamo partiti, come in molti casi, ma qui mi piace enfatizzarlo, con un workshop con gli end user.
molte volte quando si sviluppano dispositivi di questo tipo bisogna partire dall'utente finale, no? Quasi deve essere un'ossessione capire quali sono veramente i bisogni di chi poi questo dispositivo dovrà utilizzare. Arriviamo a come è fatto il dispositivo. Il dispositivo è un dispositivo non motorizzato che ha diciamo, un sistema di tipo spring-loaded, quindi con degli elementi elastici in grado di immagazzinare energia e di rilasciarla in alcune fasi, una catena cinematica che permette al dispositivo di essere accoppiato alla spalla e poi un corpetto che dà un minimo di supporto alla schiena e permette al robot di aderire correttamente al corpo dell'utente. Quello che fa il robot non è altro che alleviare la gravità, quindi riduce il carico gravitazionale che agisce sulla spalla. Le curve, quindi coppia, angolo, sono delle curve stereotipate ed è possibile settare il livello di assistenza con un selettore meccanico. E poi ci sono state tutta una serie di accorgimenti, come dicevo, sia da un punto di vista di gradi di libertà passivi, che ad esempio preoccuparsi di avere un ingombro laterale tutto sommato contenuto, avere un dispositivo che evitasse di avere che, un dispositivo che non avesse elementi, diciamo, delle protrusioni che potevano aumentare il rischio di impatto con l'ambiente circostante, evitare l'ingombro ai lati del collo per rendere sempre più sicuro e confortevole l'utilizzo. E poi chiaramente il problema delle taglie. Se vi ricordate all'inizio del talk ho detto: ricordiamoci che se è wearable deve essere indossabile da chi è alto 1,60 m, ma anche da chi è alto 2 metri, da chi pesa 65 kg, ma anche da chi pesa 110 kg. E questi sono chiaramente dei problemi apparentemente semplici, ma poi nella pratica richiedono mesi e mesi di progettazione. Abbiamo testato questo dispositivo in laboratorio e lo stiamo tuttora testando su campo, sia in, diciamo, in studi di breve durata che in studi di lunga durata. Io vi dirò brevemente soltanto dell'attività fatta in laboratorio. In modo particolare abbiamo pubblicato recentemente un lavoro su Robotics Automation Magazine, che non andrò nel dettaglio, dove quello che abbiamo fatto è di fatti coinvolgere 15 soggetti sani in compiti funzionali e compiti non funzionali, per capire se effettivamente indossando il robot si potessero creare i presupposti per compromettere la biomeccanica, quindi andare ad alterare il movimento fisiologico, e se, ovviamente immaginando che la biomeccanica non venisse compromessa, si potesse avere una riduzione dello sforzo. Ed è quello che effettivamente poi abbiamo evidenziato. Il come questo si fa, può essere utile sapere che tendenzialmente viene utilizzata, diciamo, vengono utilizzate tecniche di cattura del movimento, quindi i cosiddetti motion tracker, e viene utilizzata l'elettromiografia di superficie per misurare lo sforzo. Ora, non vado nei dettagli. Quello che è interessante è che sia nei compiti funzionali che non funzionali, i muscoli principalmente coinvolti nei movimenti di flessione della spalla avevano una significativa riduzione dello sforzo. E senza che questo alterasse il range di movimento e senza che ci fossero dei movimenti relativi indesiderati tra il robot e la persona. Indice questo di buon accoppiamento, quindi di una buona interfaccia fisica uomo-robot. Mi sto avviando a concludere, salto qualche slide, non me ne vogliate. Concludo dicendo che in questo momento il Mate è in fase di test in molti ambiti, si va da linee di verniciatura, cleaning, assemblaggio di pannelli fotovoltaici, assemblaggio di elettrodomestici, raccolta dei rifiuti, con risultati interessanti, a volte contrastanti a seconda del settore. E questo lo stiamo facendo sia per studiare nel breve periodo quello che accade, quindi per verificare che effettivamente una tecnologia di questo tipo sia utile, efficace e sicura, ma anche nel lungo periodo per verificare che una tecnologia di questo tipo possa mitigare effettivamente il rischio di malattie muscoloscheletriche. Ultima slide,
siccome è un risultato che abbiamo raggiunto insieme ai colleghi di Comau non più tardi di 2 settimane fa, questa è la versione nuova del Mate che secondo me è veramente molto interessante perché porta all'estremo le prestazioni in termini di peso, in termini di ergonomia, in termini di comfort, quindi del dispositivo che avevamo sviluppato ormai 2 anni fa. Io mi avvio alle conclusioni dicendovi che prima di tutto mi farebbe piacere se al termine di questa oretta di analisi, di presentazione della wearable robotics fosse chiaro a tutti che la robotica indossabile non è science fiction. Gli esoscheletri industriali sono una realtà, quindi non stiamo parlando di movies, non è Hollywood, questa è la realtà. Che gli esoscheletri motorizzati sono una tecnologia promettente nel settore healthcare, però la loro adozione sistematica in scenari di vita reale richiede ancora degli sforzi di ricerca, non che per gli esoscheletri industriali non ci siano sforzi di ricerca da fare, ci sono anche per gli esoscheletri industriali, ma ci sono a maggior ragione con i dispositivi motorizzati e nel settore healthcare. E che la conseguenza di questo è che c'è un estremo bisogno di giovani ricercatori di talento che amano l'idea di cimentarsi con delle sfide da un punto di vista ingegneristico incredibilmente affascinanti. Io concludo ringraziando tutto il mio team, il team che insieme, come dicevo, alla mia collega, la professoressa Crea, mi onoro di guidare e che, come vedete, è abbastanza numeroso. In questa slide non sono indicati tutti i colleghi di Yugo, che ringrazio ugualmente e che, diciamo, per questioni di confidenzialità non riportiamo. Grazie dell'attenzione, c'è chiaramente spazio per delle domande. Io smetto la condivisione del monitor, così possiamo vederci. Ammesso che io, ecco qua, riesco a convincere il computer a smettere la condivisione. Ci sono domande? Siete tutti morti dalla noia? Potrebbe essere legittimo. Nel qual caso mi scuso, però se ci sono domande sono le benvenute. Professore, io vorrei fare una domanda sull'ultima applicazione, il Mate. Volevo chiederle come si distribuiva sul corpo della persona che lo indossa. Allora, il dispositivo Mate nella sua prima generazione pesa 4,2 kg e il peso viene scaricato prevalentemente sul bacino attraverso il frame a forma di T, il peso arriva sulle creste iliache, quindi di fatti poggia sul bacino, e i 4 kg sono scarsamente percepiti come tali. Quindi gli spallacci che si vedono nelle immagini non servono a caricare il peso sulle spalle, ma semplicemente a stabilizzare l'indossaggio. Il nuovo dispositivo Mate, quello che vi ho mostrato nella praticamente ultima slide, il cosiddetto Mate XT, ha un peso di circa 3 kg, con la stessa logica per quanto riguarda la ripartizione del peso. Grazie mille. Prego. Altre domande? Buonasera, professore. Prego. Vorrei sapere qual è la differenza in termini di tempo tra lo sviluppo e poi l'entrata nel mercato di un dispositivo per applicazioni industriali e di uno per applicazioni mediche? Allora, questa è un'ottima domanda e purtroppo la risposta non è semplice. Sulla base della nostra esperienza, un dispositivo industriale dal suo concepimento, quindi come concept iniziale, alla realizzazione e quindi alla messa in produzione, i tempi sono dell'ordine di 3-4 anni. Un dispositivo per il mercato healthcare può avere anche un decennio. La ragione è sostanzialmente, parliamo di dispositivi completamente nuovi, non di avanzamenti di versioni precedenti.
La ragione è che un dispositivo per l'healthcare richiede una quantità innumerevole di studi a livello prototipale prima di poter chiudere definitivamente la specifica tecnica e tradurre poi la specifica tecnica di fatti in un prodotto. E il processo di certificazione è inevitabilmente più lungo nel secondo caso, perché essendo un medical device le normative, soprattutto le normative europee, sono molto caute e quindi molto a tutela degli end user, richiedono un'estrema attenzione in tutti quelli che sono le varie fasi della sperimentazione, che a tutti gli effetti è sovrapponibile come complessità alla sperimentazione di un farmaco. Quindi esistono studi di fase 1, di fase 2, poi randomized control trial, molte volte randomized control trial fatti con quesiti e con outcome primari differenti. Quindi sicuramente parliamo di due diverse scale che possono essere anche molto diverse tra di loro. Non so se questo risponde alla sua domanda, però ho cercato di darle un po' un'idea, sebbene non esista una risposta precisa e puntuale. Dipende anche da alcuni fattori, dipende anche un po' dall'esperienza che l'azienda che sta sviluppando i prodotti ha nei vari comparti. Però diciamo, in condizioni di una buona esperienza di partenza, i tempi possono essere molto lunghi nel caso healthcare, 5-10 anni, possono essere dell'ordine di 2-4 anni, grosso modo nel caso di dispositivo per il mercato industriale. Grazie. Parliamo sempre di esoscheletri, quindi parliamo sempre di tempi per esoscheletri, dove le conoscenze poi scientifiche, a mano che si consolidano, possono far sì che questi tempi possano anche ridursi. C'è qualche altra domanda? Per un'altra domanda. Prego. Per quanto riguarda invece dispositivi di protesi di arto inferiore, sì, perché sono motorizzati, avranno bisogno di batteria, comunque sia di sorgente di energia. Volevo sapere più o meno allo stato dell'arte quanto era il tempo massimo che si riusciva a raggiungere. No, forse non sono certo, se può ripetere, perché non sono certo di aver capito la domanda. Per quanto riguarda gli esoscheletri di arto inferiore, sì, essendo motorizzati, hanno bisogno di una batteria, immagino. Sì, sì. Allo stato dell'arte quanto si riusciva della batteria. Sì, allora è una domanda anche questa un po' ampia, perché un esoscheletro, ad esempio, per l'assistenza al cammino di un paraplegico che non ha assolutamente capacità motorie residue, richiede un certo tipo di energia immagazzinata. Un esoscheletro che invece assiste il cammino di chi già ha una deambulazione ma richiede un potenziamento, ha altre esigenze in termini di accumulazione, diciamo, altre esigenze in termini di energia da accumulare. Possiamo dire questo, che un dispositivo prototipale come il nostro, la tecnologia APO, per questo secondo caso, riesce a garantire un'autonomia anche di 2 ore. Un dispositivo, ugualmente un dispositivo per paraplegici, può arrivare anche a autonomia dell'ordine di 3-4 ore. Chiaramente avrà delle batterie più grandi. Ad oggi quello che posso affermare con abbastanza sicurezza è che sicuramente il tema dell'autonomia energetica è una sfida, perché impone accorgimenti sulla progettazione, soprattutto dell'elettronica di potenza e dell'elettronica di controllo, e anche eventualmente a certi accorgimenti di carattere meccanico che magari facilitano il lavoro delle batterie, creando, ad esempio con l'introduzione di elementi elastici, delle fasi di carica e scarica, quindi di accumulo dell'energia, quindi di harvesting e di restituzione dell'energia. Però, nonostante sia sfidante questo ambito e nonostante ci sia molta attenzione, io non credo, per esempio, non ritengo che sia questo l'elemento limitante all'introduzione degli esoscheletri nella vita di tutti i giorni. Parlo di esoscheletri motorizzati. Anche perché, se l'applicazione, ad esempio, è medicale ed è fatta in ospedale, uno può immaginare di sostituire facilmente la batteria. Se è un esoscheletro per uso domestico, per un paraplegico, si può comunque immaginare di avere, come dire,
un utilizzo per durate temporali limitate e poi effettivamente cambiare la batteria. Fatto è che comunque, andando avanti negli anni, a mano che queste tecnologie si diffonderanno, il problema dell'autonomia sarà sempre più critico e permetterà, risolvendolo, una adozione sempre in misura più ampia. Grazie mille della risposta. Prego, prego. Ci sono altre domande? Io credo che il professor Cipriani non sia più collegato. Quindi eventualmente mi auto, diciamo come dire, toglierò la parola a un certo punto. Ci sono altri commenti, domande? Eventualmente ribadisco che potete contattarci, ci sono gli indirizzi email, forse ve li posso rimettere in monitor. Noi siamo ben lieti, sarà interessato insomma, a permettere un giro dei nostri laboratori, una visita dei nostri laboratori, dove eventualmente se ci sono degli argomenti che vi hanno colpito particolarmente possiamo approfondire con maggiore calma. Non so se gli indirizzi mail sono visualizzati correttamente, ho provato a dire di condividere lo schermo, ma non so se comunque... Potete contattarmi per email o contattare la mia collega, questi sono gli indirizzi email. Se non c'è altro, possiamo salutarci e vi auguro a questo punto una buona serata. Perfetto. Allora, è stato un piacere, grazie a tutti e a presto. Buonasera. Grazie, buonasera. Buonasera e ci grazie. Grazie, arrivederci. Grazie.